Un parrucchiere cosa possono trovare? Prodotti che ci possono essere, ma non hanno, questa è una cosa che non è inspiegabile. Evidentemente è potuto essere proprio uno sfregio alla categoria. È stato un amaro risveglio per i proprietari di due saloni di acconciature di Arezzo. Alcuni vandali, infatti, questa mattina, non scoraggiati nemmeno dalle restrizioni anti-coronavirus, prima si sono accaniti contro le vetrate di un esercizio di via Vittorio Veneto, a pochi passi dal sottopasso della stazione, mandando in frantumi, probabilmente con una spranga, tutte e tre le vetrate del salone. È un atto vandalistico, evidentemente, perché non c'è stato tentativo di furto e quindi la situazione, siamo assicurati. Per ora sto in questo momento, ho chiamato amici che hanno fatto l'infisso, amici che hanno fatto i vetrai, che anche loro giustamente in questa situazione non si possono muovere se non hanno delle delibere per poterle fare, quindi in questo momento sto provvedendo ad avere autorizzazioni per poter far ripristinare la situazione, anche perché in questo può essere anche pericoloso per i passanti. Nelle mire dei vandali è poi finito anche un altro salone che si trova sempre nel quartiere di Saione in via Montegrappa. Anche qui alcuni ignoti hanno mandato in frantumi la vetrata del locale. Io a casa, poi mattina l'ho chiamato, io dico qui c'è l'otto delle tendolo, io fai vestito così. Non hanno rubato niente, non sono entrati? No, sono questi così. È difficile ora, non lo sai come si fa dopo. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri, che hanno raccolto le denunce dei titolari ed acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di risalire all'autore o agli autori del folle gesto. Evidenzia il degrado che comunque viviamo in questa zona. E purtroppo qui in prossimità della stazione abbiamo un via vai di gentaglia che sicuramente, ripeto, è un atto vandalistico, secondo me, quindi qualcuno che è preso in preda di un raptus e ha fatto questo danno.